Zappa. Bello, bello, è fresco fresco, è un promo arrivato praticamente oggi e niente, l'abbiamo suonato in anteprima astrale, Astral Body, Spiritual Immersion. Da Torino ci spostiamo a Milano in autostrada, pago io il casello, non ti preoccupare. Bene, sarebbe ora, perché forte. Andiamo a Milano ah. Dove c'è un'etichetta che si sta dando molto da fare in questo periodo. E adesso ascoltiamo Divenire, il titolo in italiano, il pezzo si chiama Hydros. No, Divenire, no, è tutto Divenire. Questa è la Hydros Mix, però un pezzo veloce, nasce appunto a Milano. Anzi, io con i ragazzi dovevo entrare in studio un paio di settimane fa. Mi scuso pubblicamente perché gli ho dato una buca. No, anche allora. Ma stai bucando l'Italia? No, cavolo, c'ho un sacco di cose da fare. Però il disco è veramente bello e niente, vale la pena ascoltarlo. Divenire. Prodotto da Canneto, fra l'altro, vedo. Eccola. Certo. Non è casuale. E poi l'altro si chiama Fumagalli. Cioè, neanche per la zona, ma dai! Cioè, prodotto da Franco Canneto e da Andrea Fumagalli. Ma tu vai apposta, ma guarda. Divenire, mi piace questo, molto bello. Tra l'altro volevo segnalare anche la copertina stranissima, perché praticamente avete presente le buste delle le radiografie, sì. Tutta gialla così, con questa carta strana. E questo è il potere della fantasia, perché in genere chi fa questi prodotti, me compreso, cerca di abbassare i costi, no? E cerca i materiali appunto meno costosi, buste trasparenti, niente buste. A volte, e questa sicuramente, se vai a vedere il prezzo alla fine del prodotto finito, costerà di meno di una copertina normale e risulta molto più originale. È vero. E da quel tocco già a vedersi al disco molto particolare. Possiamo, era Divenire. Possiamo dire due piccioni con una fava in questo caso. Anche quattro. Anche tre, perché poi costa come un italiano e suona come un disco che fino adesso abbiamo cercato in dischi che arrivano di importazione e costano di più. Certo. Questo adesso sulla 1 a tutta velocità con la nostra macchinetta ci spostiamo in quel di Roma, in un album doppio di un ragazzo che si chiama Davide Lombardi, El Burone, ma te lo ricordi? El Burone, lui, no, veramente. Sì, ciao, ci regala Davide. Davide, che salutiamo, questo è il suo disco, si chiama The Anthology of Experimental Music. Io spero anzi che Davide ci venga a trovare, ce l'auguriamo, speriamo? Io non lo so. No, ma ragazzi, è uno fortissimo, bisognerebbe veramente sentirlo. È un pazzo, comunque dai, magari se viene, anzi. Quello è un pazzo, si porta le macchine, fa tutto da live. E lui fa questi dischi qua. Yeah. Bene, ok. Bravo Davide!
ed è un doppio, ci sono anche altre tracce molto particolari. La secondo me la più bella è una che praticamente è imballabile, non ha il ritmo classico per essere ballato, ma come questa. No, no, questa è ballabile. Certo, questa è no, il ritmo classico, tipo questa. Beh, per ritmo classico intendiamo un pezzo che ha la cassa dritta e quindi si inserisce bene nelle nostre gambe. Non è il caso di questo pezzo che secondo me è il più bello. Non questo che abbiamo ascoltato. Un mi altro. Stai facendo fare un casino. No, vai tranquillo, Zappa. Bene, siamo arrivati a Roma, adesso da Roma uno dice. Siamo dove partiti andiamo? Da Torino, da Milano, andiamo a Roma, come minimo uno va a Napoli, a Salerno o Reggio, no? Certo, è logico. No? E invece dove andiamo? Attrezzo sull'Adda. Ritorniamo su, prendiamo la tangenziale. E andiamo a Trezzo sull'Adda perché è partito già in sottofondo il nuovo disco di Baby G, ti ricordi? Virtual Sound Experiment, sì. DJ Baby B, che niente, praticamente abbandona un po' le sonorità morbide, o meglio, allora. le mischia a quello che sta succedendo in Germania in questo momento, dove i ritmi veloci funzionano veramente alla grande, e lui si cimenta in questo genere di materiale. Attrezzo sull'Adda mi hanno fatto arrivare adesso, ma pensa un po', da Torino, Milano, Roma, Attrezzo sull'Adda. Lo so, d'altronde il pezzo comunque è tratto da Digital EP di DJ Baby B ed è esattamente, adesso me lo dice, ecco, Digital Dream, parte prima. Vedo che non mi ha ringraziato però nel suo disco. Questo è, può costare caro ai passaggi di questo disco, però non importa, va bene, questa volta mi è sfuggito. Io non c'ero. Sicuramente avrà una programmazione inferiore alle altre. D'altro canto uno la fa e poi se l'aspetta, è logico. Quindi ha ringraziato Cirillo, ha ringraziato Zappalà, ha ringraziato tutti, io non ci sono. Va bene, ok, ma basta sapere le cose. Preferivo un po' di più quello di prima, secondo me è un po' più bello, vabbè anche questo.